preoccupazioni come poi la modifica che riguardano le pensioni. Allora, come si formano le leggi di pensioni? Data la rete che stiamo analizzando, consideriamo una linea chiusa che passa attraverso alcuni nodi della rete, per esempio quella che ho tratteggiato in figura. La legge di Kirchhoff alle lezioni afferma che la somma algebrica delle tensioni lungo la linea chiusa considerata è pari a zero, avendo cura di scegliere il segno più e il segno meno delle tensioni a seconda che il verso di riferimento delle tensioni coincida o meno col verso della linea scelta. Ad esempio, per la linea che ho qui disegnato, che passa, la linea chiusa che ho disegnato passa ai nodi A, B e C, con un orientamento dato da questa freccia qui, così, senso orario. Allora, io che cosa scriverò? Su questo primo tratto B ho la tensione tra A e B, vedete, mettiamo B a B. Poi in questo secondo tratto ho la tensione tra B e C. In quest'ultimo tratto ho la tensione fra C ed A. Se introduco, tanto per cambiare il segno, la tensione a C, avrò questo. Il segno meno se orienta la tensione B a C. Giusto per cambiare un po' le cose. Avete seguito? Quindi B a B più BC, dovrei scrivere più BCA, quindi meno B a C uguale 0. Quindi dato una linea chiusa che passa attraverso alcuni nodi della rete, dico che la somma delle tensioni è pari a zero con la cura di scegliere il più e meno con riferimento al verso scelto. No. Questo in generale. Noi come useremo queste leggi di tutto? Le useremo scegliendo come linee chiuse su cui applicare questo ragionamento, non delle linee chiuse a piacere come quella vista precedentemente, ma delle linee chiuse ben particolari, ovvero che seguano i lati della rete. In altri termini, nella scelta precedente, vedete, c'è questo tratto della linea che seguiva il lato qua, ma questo tratto della linea non seguiva nessun lato della rete. Viceversa, io qui vedete, scelgo una linea che va da B lungo questo lato, da B a D lungo quest'altro lato, da D ad A lungo quest'altro lato, quindi seguo i lati della rete lungo la linea. In altri termini, scrivo le leggi di Kirchhoff alle tensioni guardando quelle che si chiamano le maglie della rete. Le maglie, adesso do una definizione diciamo non ineccepibile, ma comunque spero bene. La maglia di una rete è un insieme di lati della rete stessa che chiuda un percorso chiuso. Quindi, per esempio, 4, 3 e 5, questi lati della rete, 4, 3 e 5, fanno una maglia e si chiudono un percorso chiuso. Anche 1, 2, 3, 4 fa una maglia perché chiudono il percorso chiuso. 1, 2, 3 no, perché non chiudono il percorso chiuso. Questa non è una maglia. Okay. Chiaramente le maglie possono anche essere orientate, nel senso che io posso dire la maglia 3, 4, 5 o la maglia 4, 3, 5, seguendo un orientamento più l'altro. E così via. Quindi le leggi di Kirchhoff alle tensioni riguardano le maglie, cioè questi percorsi chiusi fatti da lati della rete.
e in pratica, ripetendo il ragionamento che abbiamo prima sviluppato, scrivere la legge di Kirchhoff alle tensioni per una mante, per esempio quella che rappresentate in figura, significa scrivere che la somma algebrica delle tensioni che interessa quella maglia deve essere pari a zero, avendo cura di scegliere il segno più o il segno meno a seconda che il riferimento delle tensioni sia uguale o opposto al riferimento della maglia stessa. Chiaro? Quindi se lo volessi fare per la maglia in questione, scriverei, allora, la maglia è 4-3-5, d'accordo? Quindi l'ho orientata così, quindi scriverò meno b quadro, perché la maglia è orientata così, quindi il primo punto sarebbe A, il secondo punto sarebbe B, secondo l'orientamento della maglia che è orientata così, mentre B4 vede B come primo punto, e questo ci dà il secondo. Provate? Poi ho più B3, più B3, più B5 uguale a 0. Provate? Chiaro? Professore, sì. Non leggo. Prego? Mi può leggere, non leggo. Meno B. Questa è l'equazione che ho scritto, dice? Sì. Allora, meno B4, più B3, più B5. Ok. D'altra parte, 4, 3 e 5 sono i bipoli di modi da bilancio, con molti da questa le maglia, e i segni sono questi i motivi che dicevano. D'accordo? Chiaro per tutti? Come faccio a scrivere in maniera sistematica le leggi di Kirchhoff alle tensioni? Posso scrivere tante quante ce ne sono maglie in questo circuito, no? In particolare, in particolare, vabbè, facciamolo perché volevo questo. In particolare abbiamo questa maglia qui che abbiamo già analizzato, poi abbiamo una maglia 152, ok? La vedete? Scriverò quindi sulla maglia 152, maglia alfa, beta e gamma, vedete come lo chiamate? Questo vabbè, ti guarda poi il grafo, ma ci arriviamo fra un minuto, parliamo di più. Noi prima abbiamo scritto per questa maglia la legge, adesso la scriviamo per questa maglia. La maglia questa era per la maglia beta, per la maglia alfa che questa qui scriveremo orientata esempio in senso orario, scriveremo meno di 1 meno di 5 meno di 2 uguale. Questa è la maglia alfa. Anzi, scrivo una risposta di 5. Poi scritta sotto. Allora, ricordiamo. Trovate? Avete seguito tutti quanti? Ma c'è una terza maglia, che è la maglia gamma, quella fuori di circolo, così. Se la orientiamo per esempio in senso antiorario, se deve cambiare, maglia gamma, allora scriveremo più B1, più B2, meno B3, più B4, uguale a 0. Trovate? La maglia è 1, 2, 3, 5, quindi devo prendere queste tensioni e l'orientare in senso antiorario. Quindi la tensione 1 ci vuole il segno meno perché la maglia è orientata in questo verso, mentre la tensione è orientata. Scusate, io vi ripeto, la maglia è orientata in senso antiorario, V1 punta allo stesso verso, perché punta A come primo punto e C come secondo punto, quindi l'orientamento è stesso. E così per me.
va bene. Anche qui possiamo formalizzare matricialmente questo sistema di equazioni, esattamente come abbiamo fatto prima. Avremo una certa matrice per un vettore di incognite, questa volta è fatto alle tensioni, uguale termini noti. Allora, come facciamo? Stesso ragionamento di prima. Allora, la prima maglia, quella alfa, riguarda V1, V2, V5. Quindi abbiamo meno 1, meno 1, 0, 0, meno 1. Ok? La seconda maglia, beta, 0, 0, 1, meno 1, 1, ok? La terza maglia, gamma, ditemi voi che devo scrivere. 1, 1, 1, 1, 1. E al secondo membro c'ho sempre 0. È un, diciamo, è omogeneo anche questo sistema di equazioni. Benissimo. Anche qui quindi siamo arrivati a una formulazione tipo matrice, parliamo B con A questa matrice, per vettore delle tensioni uguale termine noto la destra. Ok? E anche qui ci dobbiamo porre il problema di capire quali sono le dimensioni di questa matrice e se essa è una matrice a rango massimo oppure no. Gli stessi ragionamenti fatti prima nel caso delle correnti li ripetiamo mutatis mutandis in questa situazione. Allora, la matrice B con A ha tante colonne quante sono le tensioni e quindi il numero di varie adente, così come prima, no? Prima si guardavano le correnti, ora si guardano le tensioni, ma sempre L lati ci sono, quindi L correnti e L tensioni. Il numero di colonne è pari al numero di tensioni più il numero di lati. Il numero di righe è pari al numero di maglie della rete stessa. In realtà, diciamo, non c'è un simbolo canonico per il numero di maglie, perché non è un numero molto importante. Quindi in questo caso ne abbiamo tre, in altri casi potrebbe essere, diciamo, un numero differente, ma per la legge. Ma la cosa che mi preme capire è se la matrice in questione è a rango massimo. La matrice in questione, B con A, è ancora una matrice topologica. È ancora una matrice topologica perché esprime ancora delle proprietà di interconnessione della rete, tuttavia sono proprietà differenti da quelle precedenti. Noi qui stiamo guardando, se ci pensate, l'incidenza, cioè la relazione topologica che c'è fra i lati, non i nodi come prima, ma le maglie. Quindi questa è una matrice di incidenza maglia lato, ok? In cui io ho 0, 1, meno 1 dentro la matrice, a seconda che il lato in questione appartenga o meno alla maglia, e con il riferimento che è concorde o discorde con il riferimento circa della maglia. Quindi il ragionamento è lo stesso, è sempre una matrice di incidenza, però guarda l'incidenza questa volta fra i lati e le maglie. D'accordo? Quindi, essendo una matrice topologica, anche qui può essere desunta guardando solamente il grafo della rete. Anche qui possiamo prescindere completamente dalla natura dei bipoli che costruiscono il circuito e desumere la matrice di incidenza maglia lato, ovvero le leggi di Kirchhoff fra le tensioni, solamente guardando il grafo della rete. Lo potete poi fare voi per esercizio. Allora guardate, in questo grafo è lo stesso identico che abbiamo visto prima, però
io per fare questa cosa in realtà sto sottintendendo qualcosa che va specificato. Allora, noi prima abbiamo guardato il grafo orientato, avendo orientato i lati della rete come i riferimenti delle correnti, perché guardavamo la legge di Kirchhoff alle correnti. Adesso io dovrei fare questo ragionamento usando il grafo orientato con i riferimenti delle tensioni, perché io sto guardando la legge di Kirchhoff alle tensioni, quindi io dovrei riportare sul grafo orientato gli orientamenti delle tensioni. Se io però scelgo in maniera opportuna i riferimenti per ogni dipolo, posso evitarmi questo. Vi spiego meglio, torniamo indietro. Guardiamo la rete di partenza, quella che sta facendo. Che convenzioni abbiamo fatto sui vari dipoli della rete? Allora, sul dipolo 1 che convenzioni abbiamo fatto? Ricordate il concetto che abbiamo illustrato nelle primissime ore di questa lezione. Il riferimento di tensione e il riferimento di corrente partono entrambi dallo stesso punto A, vedete, per il dipolo 1. Quindi abbiamo fatto la convenzione dell'utilizzatore. Sul dipolo 2 altrettanto, e così anche per i dipoli 3, 4 e 5. Quindi io ho scelto i riferimenti in maniera tale da fare una convenzione dell'utilizzatore su ciascun dipolo della rete. Ora, vi ho detto prima e vi ripeto ora che la scelta della convenzione, dei riferimenti, quindi della convenzione, è una scelta, diciamo, arbitraria, non c'è a priori nessun motivo di preferire l'una o l'altra scelta. Tuttavia, una scelta oculata vi permette di avere delle piccole semplificazioni nello sviluppo. Quindi non è obbligatorio fare una scelta anziché un'altra, però farla in maniera opportuna può facilitarmi la vita. In questo caso, per esempio, fare la scelta di prendere la convenzione dell'utilizzatore su tutti i lati della rete mi permette di dire che su tutti i lati della rete io ho i riferimenti di tensione e di corrente agganciati esattamente nello stesso modo. Cioè, dato il riferimento di corrente, so già qual è il riferimento di tensione, se so di aver fatto la convenzione dell'utilizzatore. Guardate, perché il punto di inizio è sempre lo stesso per entrambi, tensione e corrente. Quindi io posso riportare nel grafo orientato non l'orientamento delle tensioni, ma solo l'orientamento delle correnti, perché già so quello delle tensioni. È, diciamo, uguale, perché è agganciato secondo la regola della convenzione dell'utilizzatore. Ecco perché qui ho riportato gli orientamenti delle correnti, perché riportare gli orientamenti delle tensioni non è necessario avendo fatto la scelta della convenzione dell'utilizzatore su tutti i tipi di rete. Chiaro? Quindi mi sono giocato il gioco, diciamo così, di questa possibilità di scelta in modo tale da semplificare un po' la cosa. Chiaro? E guardando questo viene immediato capire poi la matrice incidenza se ci sono stati di 1, meno 1 di 0. Viene facilissimo perché, per esempio, guardate beta, ok? Per esempio, allora beta ci avrà un più 1 su 3, perché vedete inserire il riferimento con la stessa matrice, un più 1 su 5 e un meno 1 su 4. Lo vedete immediatamente guardando, confrontando i riferimenti che abbiamo scelto sui lati con i riferimenti. E infatti vedete 0, 0, 1 e 2 sono per voi. 1 meno 1, la matrice alfa, abbiamo meno 1 sul lato 1, meno 1 sul lato 5, meno 1 sul lato 2, meno 1, meno 1, meno 1. E così gamma, abbiamo più 1, più 1, meno 1, più 1. Vedete? Basta confrontare la freccia della maglia con la freccia del lato e lo vediamo nella maglia. È chiaro? Quindi capite che, insomma, guardando il grafo e la rete, d'amble siamo in grado di scrivere la matrice incidenza maglia lato e quindi le leggi di Kirchhoff. Era la definizione. Bene. Non abbiamo però ancora risposto alla domanda su quante siano effettivamente le equazioni indipendenti che possiamo scrivere. Qui la questione è un po' più articolata, diciamo. Dobbiamo affrontare un minimo di, diciamo, coerenza in questo. Allora, guardiamo. Allora, intanto ci accorgiamo immediatamente che le tre equazioni che nel nostro caso abbiamo scritto sono linearmente dipendenti. Anche qui,
se io faccio la somma di tutte le righe, viene pari a 0, 1 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 5 meno 3 0. Quindi, così come abbiamo visto nel caso precedente, anche qui osserviamo che questa matrice di incidenza maglia lato che abbiamo scritto complessiva è una matrice non a rango massimo. Quindi adesso ci poniamo il problema di capire quante sono le leggi di Kirchhoff alle tensioni indipendenti che possiamo scrivere e soprattutto come scriverle. Prima ce la siamo cavata facilmente, basta eliminare un nodo e andiamo avanti. Qui la cosa è un po' più articolata, quindi abbiamo studiato un po' più la tensione. Allora, per farlo dobbiamo introdurre dei concetti di teoria dei grafi. Abbiamo capito che le leggi che stiamo considerando sono leggi topologiche e quindi possono essere, abbiamo dimostrato un minuto fa, desunte solo esclusivamente dal grafo, cioè dalle proprietà di interconnessione, senza minimamente sapere cosa nelle singole scatole, se c'è la lampadina o la luce. Bene, quindi in questo caso ci facciamo aiutare dalla teoria dei grafi, che è una teoria matematica che riguarda proprio questi oggetti matematici che sono i grafi. E in particolare usiamo i concetti di albero e quadro. Un grafo. Allora, diamo qualche definizione. Allora, consideriamo un grafo orientato, specifichiamo per di più che il grafo è connesso, come si dice. Fino ad ora diciamo sono sempre connessi i grafi, abbiamo visto. Connesso intuitivamente lo capiamo, non ci sono pezzi separati. Matematicamente potremmo dire che è possibile andare da ciascun nodo a ciascun altro del grafo passando solo esclusivamente dal lato del grafo. Quindi per dirci, questo è un grafo connesso che è fatto in un solo pezzo. Se io considerassi un grafo fatto così, per esempio, questo è un grafo sconnesso perché sono due pezzi. Poi vedremo, diciamo, alcuni circuiti possono dar luogo a grafi sconnessi. Lo vedremo fra qualche lezione, poi capiremo anche come trattare questi casi. Per il momento noi consideriamo al momento solo grafi connessi, d'accordo? Quindi siamo solo in questa situazione, quella, ma non questa, d'accordo? Quindi partiamo quindi da un grafo orientato connesso, tipo quello che c'è in figura, no? Quindi un insieme di lati di nodi variamente interconnessi con un orientamento stabilito su un altro. Bene. N nodi e le lati, benissimo. Allora, che cos'è l'albero di un grafo di questo tipo? Allora, l'albero è un particolare sottografo, cioè un sottoinsieme di nodi e lati del grafo di partenza. Ok? Quindi io ho 5 lati e 4 nodi, prendo un sottoinsieme di essi e faccio quindi un sottografo, d'accordo? Benissimo. Allora, però questo albero deve avere queste proprietà. Allora, prima cosa, questo sottografo deve essere connesso, cioè anche qui non ci devono essere pezzi separati. Secondo, deve contenere tutti i nodi della rete di partenza, del grafo di partenza. Quindi, 4 ce n'erano nel grafo di partenza, 4 ce devono essere anche nell'albero. D'accordo? Terzo, non deve chiudere maglie. Quindi io prendo tutti i nodi del grafo di partenza e prendo un sottoinsieme di lati tali da non chiudere maglie. Questo sto dicendo. Ok? Allora, la scelta non è univoca, cioè dato un grafo esistono diversi alberi possibili. Per esempio, uno di essi è riportato qui. Il grafo è quello di partenza fatto da tutti quanti i lati, no? Adesso io prendo come albero quello fatto dai lati 1, 4 e 5 e tutti i nodi, chiaramente. In questo modo io ho preso tutti e quattro i nodi e poi ho un sottoinsieme di lati tale da non chiudere mai. Infatti vedete 1, 4, 5 non chiude mai. Lo vedete? Ma potrei sceglierne altri, per esempio. Potrei scegliere, per esempio, 2, 3, 4, tanto per dire.
anche questo non chiude mai, contiene tutti i nodi e non chiude mai. Non posso scegliere, non posso scegliere 1, 2, 5. 1, 2, 5 chiude una maglia. Non posso scegliere 1, 2, 3, 4. E così via. Se ce ne sono, posso scegliere per esempio 2, 5, 4. Anche questo, vabbè, non chiude mai. Insomma, ho varie possibilità. Si chiama coalbero. Coalbero, il complemento, cioè i lati che non ho scelto nell'albero costituiscono il coalbero. Ok? Allora, per un albero della rete è possibile dimostrare con la teoria dei grafi, appunto, alcune proprietà molto importanti. Non sono neanche molto difficili, perché si fa anche per induzione, sono anche dimostrazioni semplici, simpatiche, chi vuole le trovo anche su. Allora, la prima cosa che si può dimostrare è che un albero, cioè un sottografo che ha quelle proprietà che dicevamo prima, è fatto esattamente da n-1 lati. Questo si dimostra per induzione abbastanza facilmente. Cioè si vede, un grafo fatto da un solo lato, che questo è vero, e poi supponendo che sia vero per n-1 si vede che è vero per n, no? Il classico ragionamento di induzione. Comunque, insomma, si può dimostrare questa cosa, che un qualsiasi albero di un grafo possiede n-1 lati, e in effetti vedete, in questo caso particolare noi abbiamo 4 nodi, tutti gli alberi che abbiamo individuato avevano esattamente 3 lati. Per esempio, quello che sta scritto qua 1, 4, 5, ma anche quello 2, 5, 4 che avevo detto prima, 1, 2, 3, e così tutti gli alberi che possiamo immaginare di trovare hanno esattamente 3 lati. Okay. Come conseguenza, il coalbero ha un numero di lati che è pari al numero totale meno n-1. Il complemento in generale è detto dai, ne vediamo sta nell'albero, il rimanente sta nell'albero. Poi, un'altra cosa molto importante che è possibile dimostrare è che dato un albero, esiste fra i nodi, fra una qualsiasi coppia di nodi della rete di partenza, di grafo di partenza, esiste lungo l'albero un unico cammino, esiste uno e un unico cammino che congiunge i due nodi in questione, lungo i lati dell'albero. Lo ridico in altri termini per cercare di farvi capire. Se io considero un albero della rete e prendo due qualsiasi nodi della rete di partenza, è sempre possibile andare da un nodo all'altro seguendo solo i lati dell'albero in un unico modo. È sempre possibile perché l'albero è connesso, quindi collega tutti i nodi. E esiste un solo modo, perché se esistessero due modi chiuderebbe una maglia contro la definizione di albero. Quindi diciamo è banale capito, però è così. Per esempio, se io scelgo 1, 4, 5 come albero, per andare da C a D, io posso scegliere i lati 1, 5 e non altro. Se io voglio andare da C a B, scelgo i lati 1, 4 e così via. Allora, questa proprietà che vi ho appena enunciato ci permette, come abbiamo dimostrato, se non a chiacchiere, insomma, per farvi capire come si possa ragionare, ci permette di trovare una procedura sistematica per trovare delle maglie nella rete di partenza che diano luogo a equazioni linearmente indipendenti alle tensioni. Cerchiamo di capire come. Il ragionamento è questo. Allora, prendiamo la rete di partenza e quindi il suo grafo, quello che sta là.
scegliamo un albero, per esempio quello che sta fatto alla lavagna. Scegliamo quindi di conseguenza il coalbero come sta segnato lì. Dopodiché che facciamo? Prendiamo un lato di coalbero alla volta. Coalbero. Quindi per esempio prendiamo il lato 2. Dopodiché consideriamo la maglia fatta in questo modo. Lato 2 più un sottoinsieme dei lati dell'albero che congiunge gli estremi del lato 2. Quindi prendo il lato 2, i suoi estremi sono cedri. Insieme a questo lato 2 considero i lati dell'albero che mi fanno andare da C a D lungo l'albero, in particolare 1 e 5. Quindi la maglia che sceglierò in questo caso sarà 2, 5, 1. La oriento così come il lato 2, no? Per essere facile. 2, 5, 1. Ok? E ho fatto il ragionamento per questo lato di qua. Ripeto lo stesso ragionamento per il lato 3 di questa volta. Quindi sceglierò 3 e poi aggiungerò il lato 3, il lato 5 e il lato 4 che mi permettono di chiudere la maglia lungo l'albero. Quindi l'idea è, lo ripeto, scegliere, prendere un lato di coalbero alla volta e poi un sottoinsieme dei lati dell'albero che chiuda la maglia. Ok? Il teorema di prima mi garantisce che sia così. Per ciascuna di queste maglie andrò a scrivere la legge di Kirchhoff alle tensioni secondo la regola che abbiamo detto prima. Quello che io dico è che le leggi di Kirchhoff alle tensioni che io scrivo con questa procedura sistematica sono tra di loro linearmente indipendenti. E il motivo di questa lineare indipendenza è banale, se ci pensate, perché ciascuna di queste maglie che io scelgo in questo modo, in questa procedura, contiene in esclusiva un lato, che è quello di coalbero, che non sta nell'altra. Nella prima maglia ci sarà sicuramente il lato 2, che non c'è nelle altre. Nella seconda maglia c'è sicuramente il lato 3, che non c'è nella precedente. Quindi sono sicuramente indipendenti le equazioni che vado a scrivere così, perché posseggono delle incognite in esclusiva. Quindi, in definitiva, io posso scrivere un numero di leggi di Kirchhoff alle tensioni linearmente indipendenti pari al numero dei lati del coalbero, cioè L-N-1. E il modo di selezionare le maglie indipendenti è quello che vi ho fatto vedere prima con la procedura di Kirchhoff. Ok? Ne verrà fuori quindi una matrice di incidenza maglia lato, diciamo ridotta all'osso, che avrà un numero di righe pari a L-N-1 e un numero di colonne pari sempre a L, ottenuta scrivendo le leggi di Kirchhoff alle tensioni sulle maglie in questione. Per inciso, per come ho scelto l'albero, qui le maglie in questione sono proprio alfa e beta, vedete? Ma è un caso, dovevo dire altre cose. No? Okay. Benissimo. Quindi le leggi di Kirchhoff alle tensioni mi permettono di scrivere L-N-1 equazioni linearmente indipendenti formulate in questa maniera. Allora, vediamo adesso, noi abbiamo 3 ore oggi, quindi fra un po' faremo un'altra pausa e poi riprendiamo, però continuiamo su questa linea. Vediamo adesso un modo alternativo, diciamo così, di formulare le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Quindi questo è un modo, è quello che normalmente useremo, e spesso useremo, non necessariamente sempre, ma insomma, spesso useremo. Vi propongo adesso un altro modo per formulare in maniera equivalente le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Quindi è sempre lo stesso, diciamo, insieme di equazioni per capirci.
però formulati in maniera differente. Questo modo alternativo equivalente di formulare leggi di Gibbs con le tensioni prevede l'introduzione dei potenziali. Dei nomi della rete, così i potenziali nodali. I potenziali dei nomi della rete. Potenziale elettrico è il concetto che ho introdotto ieri, chiaramente. Qual è l'idea? Al di là del taglio matematico adesso più piano, il concetto che c'è sotto qual è? Beh, è chiaro che, come poi riprenderemo fra un minuto, la legge di Kirchhoff alle tensioni in qualche modo è collegata alla conservatività del campo elettrico, no? Capiamo, no? Insomma, le tensioni su un percorso chiuso pari a zero, stiamo dicendo campo elettrico conservativo. Ebbene, noi abbiamo ieri dimostrato, perlomeno diciamo enunciato, ricordato, che una proprietà equivalente alla conservatività del campo elettrico è quella che le tensioni sono esprimibili come differenze di potenziale. Vi ricordate, ieri ne abbiamo parlato. Ebbene, quindi noi ci aspettiamo che un modo equivalente di formulare le leggi di Kirchhoff alle tensioni che esprimono proprio quel concetto è quello di scrivere ogni tensione come differenza dei potenziali, dei modi di inizio e di fine. Che cosa ci ho intenduto? Partiamo questo. Allora, che cosa significa esprimere le tensioni come differenze di potenziale? Significa dire che V con 1 sarà pari alla differenza dei potenziali dei nodi di inizio e di fine, come ho scelto l'orientamento, e con A meno con C. Trovate? Chiaro? Ho fatto la cosa che diciamo prima. Se io guardo la tensione V con 2, V con 2, dove sta V con 2? Ecco qua. Sarai con C meno con D, vedete? V con 3, ditemi voi. Come? E con B meno e con D, giusto? Trovate? V con 4, forza, siete tutti voi, e con B meno e con A. E poi V con 5, cosa uguale, a e con D meno e con A. Trovate? Okay. Allora, io asserisco che scrivere questo sistema di equazioni o scrivere questo è la stessa cosa. Cioè un modo equivalente di formulare lo stesso insieme di equazioni. Vediamo per esempio, lo vediamo molto facilmente, che questo implica questo. Cioè dato questo verifichiamo se sono vere queste equazioni. Ok? Facciamo il calcoletto. Allora, scriviamo per esempio meno V1 meno B2 meno B5 e vediamo quanto vale, vediamo se fa 0. Quindi sto assumendo vere queste e voglio dimostrare queste, ok? Quindi sostituisco a B1, faccio meno con A meno con C, guardiamo meno, posso di B2 ci metto meno con C meno con D, al posto di B5, quindi meno, così B5 ci mette con D meno con A. Allora, vediamo quanto fa. Meno con A. Poi abbiamo meno con A più con A, che si compensa. Meno con C, meno con C, fa 0. Meno con D, cioè più e con D, meno con D uguale 0. Quindi effettivamente questa implica questo. Posso verificarla anche sulle altre, ma quindi effettivamente l'espressione della tensione come differenza dei potenziali implica la validità delle leggi di Kirchhoff scritte così come l'abbiamo fatto e viceversa.
vale anche la manipolazione. Quindi sono due modi equivalenti di formulare le leggi di potenziale. O scriviamo quello sulla sinistra per mano, diciamo così, o scriviamo quello sulla destra in termini di potenziale. Bene, formuliamo matricialmente questa cosa che abbiamo scritto. Quello l'abbiamo già fatto, facciamolo su questa nuova modalità di formulazione. Anche questo è un sistema di equazioni lineari, no, evidentemente, che possiamo scrivere come matrice del vettore uguale a un certo punto. Quindi, in particolare, scriviamo: a primo membro ci sono tutte le tensioni, quindi metto il vettore, tensioni tutti in fila, vettore colonna, poi al secondo membro ci sarà una certa matrice che adesso richiamiamo per il vettore dei potenziali nodali. Allora, la prima equazione è V con 1 uguale con A meno con C, quindi qui scriverò 1 per E con A, più 0 per E con B, meno 1 per E con C più 0 per E con B. Ok? La seconda cosa scriverò, ve la suggerite voi. 0 0 1 1, esatto. Poi la terza sarà 0 1 0 1, e la quarta sarà com'è? Prima con A, 1 1 1 0 0, giusto? E poi abbiamo così, meno 1 0 0 1, esatto. Vabbè, ci vuole più da qualche parte, si continua. Quindi questa matrice è complessa. Controlliamo rapidamente. D'accordo? Quindi scriverò che il vettore V, adesso lo dico sinteticamente, il vettore colonna delle tensioni è uguale a una certa matrice che chiamo K, questa matrice qua, per il vettore dei potenziali nodali, lo chiamo V con A, il vettore dei quattro potenziali nodali. D'accordo? Bene. Com'è fatta la matrice K? Allora, la matrice K che dimensioni ha? Di che colonna? Forza, lei che l'altra volta era stato intuitivo, vediamo se mi ricordo adesso. Allora, quante righe sono? Quante colonne sono? Esatto. Quindi in generale quante righe sono? Tante quante sono le tensioni, quindi sono il numero di elementi. Invece quante colonne sono? Tanti quanti sono i potenziali, quindi introdotto per ciascun nodo, quindi sono tanti quanti sono i nodi in generale, quindi n, n. Ok? Trovate? Bene. All'interno troviamo sempre i valori 0, 1 e meno 1. Come sono calcolati questi 0, 1 e meno 1? Perché qua ci sta 0, 1, meno 1? Beh, riguardano le corrispondenze fra le tensioni e i potenziali nodali. Cioè, ancora, tra i lati, vicinanza. Perché qui, tanto per dire, ci sta 0 e qua ci sta 1? Perché il lato 4 inizia nel nodo B con la tensione B con 4, vedete? Sulla tensione B con 4 inizia il nodo B, finisce il nodo A e non interessa gli altri nodi. Quindi il nodo 4 e il lato 4, il nodo A non gli interessa, il nodo B parte, il nodo C non gli interessa, il nodo D ci arriva. Quindi se ci pensate è la stessa regola che abbiamo utilizzato quando abbiamo scritto la matrice di incidenza del lato A. Anche lì noi guardavamo l'incidenza fra i lati e noi. È la stessa cosa che stiamo vedendo qui. Trovate.
Oh, però c'è da osservare due cose. La prima è che quando ho guardato la matrice A con A, l'incidenza, quella delle leggi di Kirchhoff corrente, io guardavo i riferimenti di corrente. Adesso io sto guardando i riferimenti di tensione. Ma avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore su ciascun lato, la cosa è la stessa, perché il punto di inizio è lo stesso sia per le tensioni che per le correnti. Quindi non ci sono strani segni meno che potrebbero venire fuori se scegliessi altre convenzioni. Avete scelto la convenzione dell'utilizzatore su ogni lato, ovviamente, mi permette anche qui di avere una semplificazione, perché riesco ad avere esattamente la stessa regola sia per le tensioni che per le correnti, quando guardo le incidenze fra i lati e i nodi. Quindi le incidenze fra i lati e i nodi sono le stesse, sia guardando i riferimenti di tensione che di corrente, perché ho scelto la convenzione dell'utilizzatore su ciascun lato. Chiaro? Prima cosa. Seconda cosa, le dimensioni di questa matrice non tornano, perché la matrice incidenza, vi ricordate, A con A, quella che mi scrivo qua, era pari a n per n come dimensione. Questa invece è l per n. Ve l'ho riportata qua la matrice incidenza. Che relazione c'è tra questi due? Bravissima. La regola di costruzione è la stessa. Le dimensioni sono girate, ergo una è la trasposta dell'altra. Ricordate, la equazione di trasposizione dell'algebra è quella che prevede lo scambio di righe e colonne. E in effetti, se scambiate righe e colonne di questa matrice, osservate esattamente che trovate lo stesso risultato. Ecco che quindi possiamo dire che il modo di scrivere questa equazione è il seguente. Invece scrivo V uguale K per con A, scrivo V uguale A con A trasposto per E con A. Perché le due matrici K ed A con A sono uno per trasposto. Quindi, l'ultima cosa che facciamo è un'altra cosa. Bene, ricorderete che per la matrice di incidenza abbiamo eliminato una riga, no? Per ricavare la lineare di convergenza. Qui stiamo considerando la trasposta, quindi dovremmo eliminare una colonna, no? Volendo seguire così. Ebbene, possiamo noi pensare di eliminare una colonna di questa matrice K? La risposta è sì. La risposta è sì perché non ho ancora utilizzato un grado di libertà nel ragionamento. Ricorderete, i potenziali si riferiscono a un riferimento. Si parla di potenziali rispetto a un certo nodo, punto di riferimento, quello che dicevamo ieri, vi ricordate? Io qui non ho specificato minimamente qual è il riferimento dei potenziali. Quello che abbiamo detto finora vale qualsiasi sia il riferimento. Adesso mi gioco anche quest'altro gioco e dico voglio scegliere in maniera oculata il riferimento dei potenziali. Cosa faccio? Piazzo il punto per il riferimento dei potenziali non in un punto qualsiasi, ma esattamente in un nodo della rete. Per esempio, esattamente nel nodo D. Che cosa vuol dire questa cosa? Se io piazzo il riferimento nel nodo D, quanto vale il potenziale del nodo D? Secondo voi? Ricordate la definizione di potenziale. La definizione potenziale è la tensione del nodo rispetto al riferimento. Se il nodo e il riferimento coincidono, la tensione quanto va? Zero. Benissimo. Quindi se io scelgo il riferimento dei potenziali proprio nel nodo D, il potenziale con D sarà automaticamente identicamente 1. Quindi io qui ci posso mettere 0. Okay. Scusate se faccio questa pasticcia qui sulla parte. Ma allora che cosa vuol dire? Vuol dire che quando faccio il prodotto riga per colonna, tutti questi termini andranno a moltiplicare 0. Quando faccio questo per questo, faccio questo per questo, questo per questo, questo per questo, questo per 0. E così tutti quanti i termini dell'ultima colonna. Quindi il risultato è esattamente lo stesso se io sopprimo questa colonna e elimino questo termine. Quindi avrò che posso scrivere la stessa identica cosa con
Il trasposto della matrice ridotta, questa volta, perché ho eliminato una colonna, che significa eliminare una riga della matrice A, che l'ha trasposto, per il vettore dei potenziali nodali di tutti i nodi tranne il nodo di riferimento. Lo chiamo E semplicemente. Quindi E sono n meno 1 e la matrice A è pari a n meno 1 per L, come P, la matrice incidenza P. Qual è l'accortezza che devo usare? L'accortezza che devo usare è di piazzare il riferimento dei potenziali esattamente nel nodo che ho eliminato nelle leggi di Kirchhoff alle correnti. Io nelle leggi di Kirchhoff alle correnti avevo deciso di eliminare il nodo D, e allora devo mettere il riferimento dei potenziali nel nodo D in modo tale da eliminare la giusta colonna, capisci? Se io decidessi di eliminare l'equazione alle correnti del nodo B, dovrei piazzare il riferimento dei potenziali nel nodo B in modo tale da eliminare la stessa colonna dell'angolo geometrico, per essere coerente con la geometria.